Ragazzi, questa è la lezione 9 e oggi discutiamo il primo moto bidimensionale che tratteremo, cioè il moto di un proiettile, quello che viene definito moto di un proiettile o moto parabolico. Per fare questo, dobbiamo mettere assieme un po' di cose che abbiamo discusso nelle lezioni precedenti. Prima cerchiamo di capire qualitativamente che cosa vogliamo trattare, dopodiché entreremo nel vivo del nostro studio. Dunque, supponiamo di avere un sistema di riferimento XY, quindi vedete, adesso abbiamo un sistema bidimensionale. E supponiamo di avere qua un omino che tiene in mano una palla. Gli imprime una velocità alla palla tale che il vettore velocità iniziale sia questo, v con 0. Bene, che cosa ci aspettiamo di questa pallina, sulla traiettoria di questa pallina? È un moto bidimensionale. Noi abbiamo studiato moti unidimensionali, quindi rimaniamo un po' in difficoltà. Anzitutto, guardiamo se ci sono accelerazioni in gioco. Beh, una cosa la so: se io lancio una pallina, ci sarà l'accelerazione gravitazionale che agisce sulla pallina. In che direzione agisce l'accelerazione gravitazionale? Agisce dall'alto verso il basso lungo la verticale. Bene, lungo la direzione orizzontale non abbiamo accelerazioni che agiscono. Quindi mi chiedo, la traiettoria della pallina quale dovrà essere? Per rispondere a questa domanda, io scompongo il moto del mio corpo nelle due direzioni, x e y, e tratto in modo separato il moto lungo la direzione x e il moto lungo la direzione y. Quindi che cosa devo fare? Anzitutto, supponete di sapere già che la vostra velocità ha modulo v0. E supponiamo di sapere che questo vettore forma con l'orizzontale un angolo teta. Benissimo. Allora che possiamo dire? Che la velocità v con 0x, cioè lungo la velocità iniziale lungo la direzione x, sarà uguale a v con 0 coseno di teta. La componente verticale di v con 0, cioè la velocità iniziale del corpo all'istante t uguale 0, v0 con y, sarà uguale a v con 0 seno di teta. E queste informazioni ce le mettiamo da parte. Ora, analizziamo il moto lungo la direzione x. Lungo la direzione x agiscono accelerazioni? No, non agiscono accelerazioni. Abbiamo una velocità iniziale? Sì, v con 0 y. Quindi che tipo di moto avrò lungo la direzione orizzontale? Quindi lungo l'orizzontale avrò un moto rettilineo uniforme. E allora mi scrivo la legge oraria x di t del moto rettilineo uniforme. Vi ricordate a quanto è uguale x di t? È uguale a x con 0 più v0 per t.
Nel nostro caso, dato che adesso abbiamo a che fare con moti bidimensionali, stiamo attenti a come scriviamo il nostro V0, perché noi abbiamo identificato con V0 il modulo del vettore velocità che ha due componenti. Quindi scriviamolo come V0x, dove, come ho detto prima, V0x è uguale a V0 cosentena. Ma lasciamolo perdere, quello alla fine ci servirà. Siamo d'accordo che questa è la legge oraria di un moto rettilineo uniforme lungo la direzione x? Quindi, se io mi dimentico del fatto che ho una direzione y e mi concentro solo sulla direzione x, so che il mio corpo obbedirà a questa legge lungo la direzione x. Andiamo a vedere la direzione y, quindi la verticale. Lungo la verticale agisce un'accelerazione. Qual è l'accelerazione che agisce lungo la verticale? L'accelerazione gravitazionale. L'accelerazione gravitazionale G a quanto è uguale? So che è uguale a circa 9,8 metri al secondo quadro. Cambia nel tempo questa accelerazione? No, è un'accelerazione che nel tempo rimane costante. Quindi, lungo la direzione y, la mia pallina subirà un'accelerazione che è costante nel tempo. Quindi, lungo la direzione y, che tipo di moto subirà la mia pallina? Un moto uniformemente accelerato. E me lo segno qua, lungo la verticale, moto uniformemente accelerato. E adesso mi scrivo la legge oraria del moto uniformemente accelerato per la direzione y. Noi che cosa abbiamo fatto finora sempre? L'abbiamo sempre scritta come x di t uguale x con 0 più v0 per t più 1/2 at quadro. Perché? Perché noi consideriamo come unica direzione la x. Adesso abbiamo la direzione y, quindi scriviamola questa in termini di direzione y piuttosto che x. Non cambia nulla, quindi y di t sarà uguale a che cosa? A un y con 0, che è la posizione iniziale lungo y della mia pallina al tempo t uguale 0, più la velocità iniziale che ha la pallina lungo la direzione y, quindi v0 con y per t, più 1/2 at quadro. Stiamo attenti ora a questo più, perché g è diretta lungo la verticale, converso dall'alto verso il basso. Noi abbiamo scelto y converso dal basso verso l'alto, quindi invece di un più nel nostro caso ci va un segno meno, meno 1/2 gt al quadrato. Benissimo. Ora, abbiamo queste due equazioni. Se noi, e questo da tutte le lezioni fatte finora, è chiaro quello che abbiamo qua e cosa stiamo scrivendo. Ora, quello che dobbiamo fare è combinare le due leggi orarie lungo le due direzioni, cioè lungo la direzione x e lungo la direzione y, e vedere che cosa otteniamo. Benissimo. Come si combinano queste due leggi? Anzitutto proviamo a semplificare il problema. Supponiamo che al tempo t uguale 0, così come riportato in figura, quindi al tempo t uguale 0, x di t uguale 0, che tipicamente noi indichiamo con x con 0, sia uguale a 0, mentre y di t
al tempo t uguale 0, che indico generalmente con y con 0, sia uguale a un'altezza che chiamiamo h piccolo, cioè nel nostro caso questa altezza qui, quella che va dall'origine del sistema di riferimento sino alla mano del lanciatore, la chiamiamo h piccolo. E quindi riscriviamo le nostre equazioni tenendo conto di queste banali semplificazioni. La mia x di t allora diventa semplicemente v0x per t. La y di t diventa h piccolo più v0y di t meno un mezzo gt al quadrato. Noi vogliamo costruire la traiettoria della nostra pallina. Cioè, noi vogliamo costruire la seguente funzione. Come varia y al variare di x? Questa mi dà la traiettoria del mio corpo. Io qui invece ho le due leggi orarie del mio corpo, lungo la direzione x e lungo la direzione y. Per poter scrivere la traiettoria y in funzione di x, io devo mettere a sistema le due equazioni, le due leggi orarie, e ricavarmi y in funzione di x. Cioè devo fare sparire da queste equazioni la variabile tempo. E allora come faccio? La cosa più semplice da fare è partire dalla legge oraria lungo la direzione x, cioè da x di t uguale v0x per t. Da questa legge io ricavo il tempo, quindi t sarà uguale a x su v0x. Benissimo. Nella seconda legge oraria, y di t uguale h più v0y per t meno un mezzo gt quadro, alla variabile tempo vado a sostituire x su v0x. Vediamo cosa otteniamo. Quindi lo scrivo ora come y uguale h, che è una costante, lo riscrivo, più v0y per t, a posto di t sostituisco x su v0x meno un mezzo g, e lo riscrivo, a posto di t quadro vado a sostituire x su v0x al quadrato, quindi x su v0x tutto al quadrato. Benissimo. Vediamo che cosa abbiamo a questo punto. A questo punto questa equazione qua la posso scrivere come y uguale h più v0y su v0x per x meno un mezzo g 1 su v0x al quadrato per x al quadrato. Ok? Quindi questa è la nostra legge. Riquadriamola un attimo così non ce la dimentichiamo. Cancelliamo alcuni passaggi che abbiamo fatto. Questi qua, ad esempio, che non ci servono più. E in teoria avremmo finito. Tuttavia, se io ho dato come dato il problema che l'angolo formato da B con 0 con la verticale teta,
Io so anche che V0x uguale a V con 0 coseno di teta e V0y uguale a V0 seno di teta. Quindi a questo punto, in questa formula qui, vado a sostituire a V0y V0 per seno di teta e a V0x V0 per coseno di teta. Per cui y è uguale a h più V0y, V0 seno di teta su V0x, ovvero V0 coseno di teta, meno un mezzo giro che scrivo, qui sotto 1 su V0 quadro x, quindi V0 quadro per coseno al quadrato di teta per x quadro. Qui mi sono dimenticato un x, scusate, quindi ricapitolo, h più v0 sen teta su v0 cosen teta per x meno un mezzo g che moltiplica 1 su v0 quadro cosen quadro teta per x al quadrato. Benissimo. C'è qualcosa che si semplifica? Sì. Il pezzo in x, abbiamo v0 al numeratore e v0 al denominatore e lo posso semplificare. Quindi questa legge mi darà un y uguale h più sen teta su cosen teta per x, ma dalla trigonometria so che sen teta su cosen teta lo posso scrivere come tangente di teta, quindi tangente di teta per x meno 1 su 2 v0 quadro cosen quadro teta per g per x al quadrato. Quindi, come vedete, quello che abbiamo scritto non è altro che una funzione y di x adesso, tutte le altre cose sono costanti, h è l'altezza iniziale, l'angolo teta è quello che avete all'inizio, v0 è il modulo della velocità iniziale, quindi l'unica variabile al secondo membro è x, quindi questa y è funzione solo di x, ovvero y di x uguale, la riscrivo per l'ennesima volta, h più tangente di teta per x meno g su 2v0 quadro cosen quadro teta per x al quadrato. Questa y di x è la traiettoria del mio corpo. E che cosa noto? Che questa funzione y ha un andamento in funzione di x che va come x quadro. Quindi la traiettoria che descrive il mio corpo è una traiettoria parabolica. Ok? Quindi non confondete legge oraria lungo la direzione y con traiettoria della mia particella, perché nella legge oraria y, la posizione della mia pallina lungo y è funzione del tempo. Qui io ho trovato come y, come la posizione della mia pallina lungo y, varia al variare di x. Quindi questa è una traiettoria. Ho dimostrato che un sistema di questo tipo, cioè una pallina lanciata in aria, con una velocità v0 generica che forma un angolo teta con l'orizzontale e in cui nel nostro sistema abbiamo un'accelerazione gravitazionale diretta verticalmente dall'alto verso il basso, mi dà una traiettoria parabolica. Ora, possiamo vedere quale deve essere questa traiettoria parabolica. Iniziamo a capire
Che cosa dobbiamo aspettarci? Quindi cancello tutto ciò che non mi serve. E mi concentro ora a fare un grafico di questa traiettoria. Guardate qua. Il termine quadratico della mia traiettoria contiene una g in modulo, 9,8. Al denominatore abbiamo v0 quadro, cosen quadro di teta. Siccome sono al quadrato, sicuramente sono quantità positive. 2 è un numero, una quantità positiva, quindi tutta questa quantità g su 2v0 quadro cosen quadro teta è sempre positiva. Col meno davanti diventa negativa. Ma se io ho una parabola col segno meno davanti, significa che la concavità della mia traiettoria è diretta verso il basso. Quindi la concavità della mia parabola, che identifica la traiettoria della mia pallina, è necessariamente diretta verso il basso, quindi noi dobbiamo aspettarci una cosa di questo tipo, una traiettoria di questo tipo, con concavità verso il basso. Benissimo, quindi questo è il primo aspetto che abbiamo trovato. Questa è la traiettoria della nostra pallina, descritta da questa legge qua. Ripeto, questa legge qua ci dice y di x uguale h più tangente di teta per x meno g su 2 v0 quadro cosen quadro teta per x quadro. Ok, questa è una traiettoria, significa che il corpo nel tempo cambierà la sua posizione muovendosi lungo questa traiettoria. Sto disegnando con dei puntini rossi la posizione al variare del tempo che assumerà la mia pallina. Ma ricordatevi che se questa è la posizione che varia nel tempo, la differenza vettoriale, quindi se io ho una posizione individuata qua, significa che, ad esempio, facciamo questo esempio qua, a un determinato tempo avrò questo vettore spostamento r di t al tempo t con 1, allo scorrere del tempo il vettore spostamento sarà, ad esempio, qua. Il vettore spostamento cambia, ma ricordiamoci che la variazione del vettore spostamento, quindi dr vettore, nel tempo, dt, non è altro che la velocità v. Quindi qui la domanda è: ok, abbiamo capito qual è la traiettoria, sappiamo che al tempo t uguale 0 la velocità v con 0 aveva questo modulo e era diretta e aveva verso indicato in figura, cioè staccava un angolo teta rispetto all'orizzontale. Nel tempo, che deve succedere al vettore velocità? Poiché so questo, posso tranquillamente dire che il vettore velocità istante per istante non è altro che dato dalla tangente, la direzione inverso sarà data dalla tangente alla curva. Quindi fatemelo segnare in rosso. Ad esempio, in questo istante qua, il vettore velocità sarà una cosa di questo tipo. Tangente alla curva
è converso verso l'alto. Se mi metto qua, avrò un vettore tangente alla curva, così. Scusate, ma il pennarello fa le bizze, quindi utilizzerò il pennarello verde. Nel punto di massimo della mia traiettoria, la velocità sarà questa. Cioè io avrò soltanto la velocità con direzione parallela all'asse X e verso che va da sinistra verso destra. Dopodiché nel tempo questo vettore velocità cambierà nuovamente direzione. Vedete? Sarà sempre tangente alla curva, ma quindi la mia velocità cambia. Cambia in modulo, cambia in direzione. E se cambia almeno uno di queste tre quantità, o modulo o direzione avverso, significa che c'è un'accelerazione. E infatti noi sappiamo che c'è un'accelerazione. Questa accelerazione è l'accelerazione gravitazionale. Ora, qui abbiamo segnato la velocità. State attenti sempre, ragazzi, non confondete la V con zero, che è soltanto il modulo, la direzione e il verso della velocità al tempo t uguale 0, con la velocità che ha la mia particella lungo l'intero moto. Per essere più chiari, lungo la direzione x, quale sarà la velocità della particella lungo la direzione x? Beh, lungo la direzione x, la segniamo così, la particella avrà velocità v0x. Sempre. Perché? Perché lungo x la particella, la mia pallina, quella che chiamo particella della mia pallina, ha un moto rettilineo uniforme. Quindi lungo la direzione x la velocità non cambia, quindi se io ho il vettore iniziale velocità v con 0 e lo scompongo nelle due componenti x e y, io so che la componente x rimarrà sempre costante, cioè la componente x della velocità non cambia. Ma allora cos'è che deve cambiare, visto che mi accorgo che il vettore velocità mi cambia in direzione? Evidentemente sarà la componente y della velocità che cambierà nel tempo. Ma lungo y il moto, che tipo di moto è? È un moto uniformemente accelerato. Qual è la velocità in funzione del tempo per un moto uniformemente accelerato? Questa la conosciamo. Sappiamo che in generale v di t la posso scrivere come v0 più A per t. Ma nel nostro caso, lungo la direzione y, come la scriviamo? La scriviamo così: v y di t uguale v0, la velocità al tempo 0 lungo y, quant'è v0 y? E lo scrivo più a, ma stiamo attenti, noi abbiamo g che è in verso opposto alla direzione scelta, quindi qui non dobbiamo mettere più A, ma dobbiamo mettere meno G per T. Vedete? Quindi V con Y è questa quantità qua, V con Y in funzione del tempo, V0Y meno G per T. X al variare del tempo, per quello che abbiamo detto prima, è banalmente v0x, cioè nel tempo non cambia, sarà sempre v con 0x. Quindi come varierà la velocità in modulo della mia particella, della mia pallina? Beh, che cosa sappiamo noi? Che un vettore V, chiamiamolo V,
lo posso scrivere, il modulo di un vettore lo posso scrivere come componente x al quadrato più componente y al quadrato, più modulo, scusate, della componente x al quadrato più il modulo della componente y al quadrato sotto radice. Questo ci dà il modulo del vettore v. Ebbene, facciamolo anche noi. V nel nostro caso è uguale a la componente x al quadrato, v con 0x quadro, più la componente y al quadrato. Nel nostro caso è v 0y al quadrato meno g per t al quadrato. Quindi che possiamo scrivere? Possiamo scrivere che il modulo della velocità della mia particella è uguale a v z, si legge? Non si legge, quindi scrivo più sopra. Ok. Quindi il modulo della velocità della mia particella nel tempo, v di t, sarà uguale a radice quadrata di componente x, che non cambia nel tempo e quindi riscrivo v0x quadro, più v0, v0y meno g per t al quadrato. Sviluppiamo questa quantità qua e abbiamo v0x quadro più, facciamo il quadrato qua dentro, v0y quadro meno 2gv0y per t più g quadro per t al quadrato. La prima cosa che notiamo è un v0x quadro più v0y quadro che ci dà v0 quadro, cioè il modulo al quadrato della velocità iniziale, quindi v0 quadro meno 2g v0y dt più g quadro per t al quadrato. Questo è come varia il modulo della velocità della mia particella durante la traiettoria. Vedete? Che cosa abbiamo? Questa quantità qua. V0 quadro meno 2 gv0 y t più g quadro t quadro. Supponete che la vostra accelerazione g, l'accelerazione gravitazionale, improvvisamente va da zero. Cioè, all'inizio dell'esperimento, questa g, per magia, diventa zero. Allora, quello che succede è che questo termine e questo termine faranno zero. E che v di t sarà uguale alla radice quadrata di v0 quadro, cioè v di t sarà uguale proprio a v0. Cioè, se la gravità non agisse, quello che avrei è una traiettoria nel tempo rettilinea. La mia particella lanciata continuerebbe con la stessa direzione e con lo stesso verso della velocità iniziale v con 0. Quindi è la gravità g che fa assumere questa traiettoria parabolica alla mia particella. Un altro modo per dirlo è la seguente. Se g fosse 0, allora, io avrei lungo x un moto rettilineo uniforme e lungo y anche lì un moto rettilineo uniforme.
Se io combino due moti rettilinei uniformi, quello che trovo è un moto rettilineo uniforme. Ovviamente non è il nostro caso perché G è diverso da 0. Benissimo, quindi la traiettoria l'abbiamo vista. Andiamo a vedere qualche dettaglio. Quindi, se io prendo il vettore velocità a un determinato istante di tempo e lo scompongo nelle due componenti, quindi qui avrò questo valore di v0y, qui avrò questo valore di v0x, qui avrò questo valore di v0x, qui avrò questo valore di v0y. Quello che devo aspettarmi è che, preso il vettore velocità in un qualsiasi punto della traiettoria, la componente x del vettore velocità non deve variare mai, varierà solo la componente y. Vedete qui, subito dopo il massimo, la componente y è verso il basso. Se io faccio lo stesso giochetto prima del massimo, io avrò che la componente x è sempre quella e non cambia. La componente y, invece, sarà diretta verso l'alto. Quindi, che devo aspettarmi? Devo aspettarmi che, durante un moto parabolico, la velocità varia, perché varia la componente y della velocità nel tempo. La componente x rimane inalterata. Non solo, e posso dire qualcosa in più, posso tranquillamente dire che la velocità, la componente y della velocità, se ho assunto che v0 aveva quella direzione e quel verso all'inizio, così come riportato in figura, la componente y della velocità, il modulo mi diminuirà fino ad assumere valore 0 quando arrivo al massimo della traiettoria, dopodiché, continuando la sua traiettoria, la velocità, la componente y della velocità aumenterà nuovamente il modulo cambiando il verso. Quindi y all'inizio avrà una componente, la velocità lungo y avrà una componente verso l'alto che diminuisce, ma fino a quando raggiunto il massimo diventa nulla. Dopodiché la componente y della velocità aumenta nuovamente, ma con verso opposto. Quindi qui la velocità è verso l'alto, nel punto massimo la velocità lungo y è 0, dopodiché la velocità lungo x torna a andare giù. Ora, ricordiamoci quello che avevamo fatto per quanto riguarda la caduta dei gravi. Vi ricordate? Avevamo fatto, noi andatelo a riprendere nella lezione precedente, il seguente esempio. Io prendo una pallina e la lancio verso l'alto. In questo caso il moto è unidirezionale, lungo la direzione verticale. Abbiamo anche risolto le leggi orarie di quel moto. Che cosa abbiamo visto? Che la pallina all'inizio avrà una velocità v0 verso l'alto, rallenterà perché l'accelerazione gravitazionale è invece dall'alto verso il basso. La pallina si alza, raggiunge l'altezza massima quando la velocità lungo la direzione in cui si muove è 0. Dopodiché la pallina torna giù. Il tempo che impiega la pallina ad andare dal basso verso l'altezza massima è uguale al tempo che impiega ad andare dall'altezza massima verso il basso. Ok? Se ovviamente io misuro il tempo alle stesse altezze, quindi se io lancio da qua, da V0, quindi misuro a partire da qua la mia velocità, quindi qui ho la mia altezza di riferimento, allora posso dire, se traccio una parallela con l'asse X, che
se questo è il mio massimo, il tempo che impiega la pallina ad andare da qua, dal punto di lancio al massimo, è uguale al tempo che impiega la pallina ad andare dal massimo a un'altezza qua che corrisponde giusto ad H. Qual è la simmetria tra l'esperimento del lancio lungo la verticale e questo? Se voi dovete immaginarvi la seguente cosa. Supponete di stare fermi e lanciare una pallina verso l'alto. La pallina sale, raggiunge il suo massimo dove la velocità è nulla e riscende nella vostra mano. Ora, supponete voi di stare su un treno che viaggia a velocità costante e rifate l'esperimento. Voi, se viaggiate a velocità costante, non vi accorgete di nulla. Essenzialmente voi prendete questa pallina, la lanciate e vi ricade sulle mani. Però se ci fosse qualcuno fermo alla stazione e vi vede passare su un treno che viaggia a velocità costante mentre fate questo esperimento, beh, lui non vedrà la traiettoria descritta lungo solo una direzione, perché lui vedrà il moto lungo Y, che è lo stesso che vedete voi stando fermi sul vagone che viaggia con velocità lungo X. Lui vedrà un moto lungo Y combinato col fatto che il treno si sta muovendo lungo la direzione X. Quindi lui vedrà, lui intendo il tizio fermo in stazione, mentre voi passate col treno, vedrà che la traiettoria della pallina che voi lanciate e che per voi è soltanto una traiettoria lungo la direzione verticale, lui vedrà invece una traiettoria parabolica. Ok? Benissimo. Penso che con questo primo approccio al moto parabolico abbiamo finito e una cosa che potete fare voi è la seguente, il seguente esercizio. Ragazzi, supponete di avere un sistema XY e lanciate voi una pallina con velocità V con 0 uguale 10 metri al secondo con V con 0 diretta lungo la direzione X. Supponete che l'altezza da cui la lanciate sia 1,5 metri, quindi H piccolo uguale 1,5 metri. Determinate a che distanza dall'asse Y cade la pallina e descrivetemi il tipo di moto. Qui già vi ho dato un piccolo suggerimento. Quindi la distanza dall'asse Y a cui cade la pallina. Questa cosa qui si chiama gittata. Quindi determinatemi la gittata del mio lancio, quindi a che altezza, a che distanza dall'asse verticale cadrà la mia pallina, nell'ipotesi che io la lancio da un'altezza H con una velocità V con 0 che è uguale a 10 metri al secondo e che ha direzione parallela a quella dell'asse X e verso da sinistra verso destra. Ovviamente supponiamo sempre che la gravità G è uguale a 9,8 metri al secondo quadro. Questo esercizio lo voglio fatto da tutti e voglio da tutti la soluzione.